Ti piacerebbe giocare in compagnia e in vocale con altri giocatori? Entra nel server Discord di Astron Esports, link in descrizione. Salve pirati, oggi parleremo del tanto atteso bioma artico. Prima però iscrivetevi al canale, se no vi farò colonizzare. Il bioma artico, anche detto zona ghiacciata, è una regione del gioco, purtroppo non ufficializzata ma molto richiesta. Sembrava che Rare la stesse per rilasciare quando ha inserito nel gioco alcuni oggetti e vestiti che ricordano qualcosa con molto freddo e ghiaccio. Purtroppo, a distanza di più di un anno dall'inserimento di questi oggetti, non abbiamo visto neanche un fiocco di neve. Io sono del parere che prima o poi una regione artica verrà inserita. È molto richiesta e nel gioco ci sono molti riferimenti al riguardo. Ma cosa potrebbe esserci in questa zona? Beh, come ho già detto, sarà una zona ghiacciata, quindi immagino che le isole saranno piene di neve. Se nelle Devils ci sono i vulcani che fanno disastri, nella zona ghiacciata a fare disastri saranno le tempeste. Quando ne arriverà una, invece di piovere, nevicherà, quindi sarà una tempesta di neve. Poi magari, invece degli scogli, possono mettere degli iceberg. Potrebbero fare che nelle isole, se corri in certi punti, scivoli sul ghiaccio, cadi e prendi un lieve danno. Magari potrebbe essere inserito anche il mare ghiacciato, dove se passi con la nave, prenderà danno. E magari potrà essere visitata solo con dei vestiti speciali per resistere al freddo. Ovviamente niente di quello che ho detto è ufficiale, sono delle speculazioni bombardate con un po' di immaginazione. Ok, ma quando potrebbe uscire? Secondo molte persone, Rare sta aspettando la rimozione del supporto di Xbox One per rilasciarla. Da quello che si dice, la zona ghiacciata sarà molto pesante e Xbox One, con il suo hardware, non dovrebbe essere in grado di eseguire fluidamente la nuova regione. Ovviamente immagino che cambieranno anche i requisiti hardware per i computer. Mi spiace, ma a quanto pare non riuscirete più a giocare a Sea of Thieves a 10 fps sul vostro PC del 2001 con Windows XP usando una macchina virtuale. Se no...